Buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essereilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia. Questa mattina facciamo la nostra mezz'oretta. Ho già visto che l'OM che dobbiamo fare questa mattina, che dobbiamo provare, sono 14 minuti circa, quindi iniziamo quasi subito e poi parliamo, quindi diciamo giusto due cose. Ieri abbiamo iniziato la percezione della vibrazione tramite quindi parole di alta vibrazione. Ovviamente, ancora prima delle parole ci sono dei suoni che vengono cantati insomma dentro se stessi perché hanno un preciso significato, un'azione specifica. E uno di questi è l'OM, anche scritto AUM. Sempre in questa forma qui. Adesso, prima di parlare di questo, perché come al solito lo facciamo sempre l'esercizio e poi dopo vediamo, facciamo la meditazione insieme, quindi ascoltiamo l'OM, percepiamo gli effetti che questo ha dentro di noi e poi parliamo e vediamo alcune curiosità anche su questo mantra, che è un po' alla base un po' di tutti gli altri mantra. Però ne parliamo appunto bene dopo e quindi partiamo quindi con la meditazione, quindi vediamo che cosa, come lo percepiamo. Facciamo esattamente lo stesso procedimento che abbiamo fatto per le parole, quindi percepiamo quel suono in noi, dentro di noi e spercepiamo quindi cosa arriva. Ok, siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via. Oh.
piano piano torniamo nel momento presente e quando siamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questo potente Allora, come è andato questo esercizio, questa percezione, questa meditazione? Abbiamo introdotto questo suono perché è un suono molto 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 potente. Se avete percepito, si espande, una vibrazione che si espande, si percepisce in tutto il nostro corpo, però in particolare è un suono che si dirama, diciamo, dall'alto verso il basso, perlomeno questa è stata la mia percezione. E piano piano si espande fino alle gambe e ai piedi. Allora, volevo leggervi qualche cosa riferito all'OM. Magari possiamo anche mettere una musica di sottofondo. Dunque, vediamo. Abbassiamo un po' l'audio. Allora, dicevo che questo mantra è sicuramente più conosciuto, quello che si sente sempre, anche per quanto riguarda vari mantra, meditazioni, ed è considerato il suono originale che ha creato l'intero universo. Se vogliamo, una specie di nota La che ha dato inizio alla sinfonia cosmica. Secondo i Veda, infatti, il suono, leggi anche vibrazione, eccolo qua, è alla base di tutta la creazione. Vi ricordate, anche in principio era il verbo, e il verbo era Dio, quindi dalla parola, dal suono, si è originato tutto. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, eccetera, cioè ci sono riferimenti anche in altre religioni comunque. In altri testi, ovvero ciò che è manifestato nel cosmo ha la natura di un suono, quindi con una data, intensità e frequenza. È proprio quello che dicono le più moderne teorie scientifiche sull'origine dell'universo e sulla natura della materia. Tutto è riconducibile ad una funzione d'onda che ha le caratteristiche di una vibrazione o appunto in senso lato di un suono. Essendo il suono primordiale all'origine dell'universo, il mantra Om viene denominato anche Pranava Mantra o mantra primordiale, e proprio per questo motivo viene recitato all'apertura di quasi tutti gli altri mantra, come nel caso del Gayatri Mantra. Poi è rappresentato anche dalla parola Aum, quindi praticamente si legge perché è associato nella Upanishad Vedica il significato appunto dei tre stati di coscienza. Secondo la psicologia vedica, il suono A è associato allo stato di veglia, il suono U è associato allo stato di sogno e il suono M è associato allo stato di sonno profondo. Quindi lo stato di veglia è quello che normalmente la nostra mente sperimenta tutti i giorni durante le varie attività. Lo stato di sogno è quando stiamo dormendo ma l'attività mentale è ancora molta, gli psicologi la chiamano fase REM, e viviamo esperienze dirette ma di oggetti psichici puri non manifestati nella realtà. E invece lo stato di sonno profondo corrisponde a quello che è comunemente il sonno senza sogni
ovvero quando ci si riposa profondamente. Quindi, l'OM, in questo caso, riassume nelle sue sillabe questi tre stati e diventa quindi ponte e connessione tra tutti e tre. In pratica, recitare il mantra OM permette di creare il giusto equilibrio tra questi tre stati per poter più facilmente accedere alla coscienza universale, in cui si vive direttamente l'esperienza mistica della connessione con tutto il creato. Quindi praticamente c'è questo ponte tra questi tre stati e quindi Aum. Sono queste tre sillabe e qui viene appunto da qui nasce ancora il significato. Allora, perché si canta questo LOM, per esempio, anche nello yoga? Allora, vediamo qui, invece, vi volevo leggere un'altra parte. L'OM non è altro che un mantra, questo l'abbiamo visto, cioè la combinazione di sillabe sacre che formano un nucleo di energia spirituale che funziona un po' come un magnete per attrarre o una lente per centrare le energie spirituali. Questi sono di grande beneficio sia per il nostro corpo che per la nostra mente e possono essere cantati e ripetuti sottovoce oppure anche mentalmente. Ok, questo assolutamente risuona, nel senso che noi siamo dei, attraverso il suono, pronunciando il suono, quindi sia suoni che parole, eccetera, ci rendiamo canali di altre forze. Come dicevamo, dietro un suono, dietro a una parola ci sono c'è un campo di energia di coscienza, e quindi quel campo va a propagarsi, praticamente ci attingiamo comunque a quel tipo di vibrazione. E questo suono primordiale è stato inteso appunto l'OM, Aum. Si pensa che prima della creazione della materia ci fosse questo suono e che perciò racchiude in sé tutte le energie che hanno permesso la formazione dell'universo. Quindi le sillabe Aum. Allora, sono considerate quattro sillabe, cioè prima abbiamo visto Aum, comunque che rappresentano la veglia, il sonno e il sonno profondo, questo l'abbiamo già visto, e poi c'è la quarta sillaba, quella silente, cioè il silenzio che c'è tra la recitazione del mantra e l'altra, quindi rappresenta lo stato che trascende tutti gli altri tre e che in sanscrito è chiamato Turiya. Se invece si considera l'energia, ogni sillaba rappresenta uno dei tre guna, le energie materiali che influenzano la vita di tutti gli esseri viventi. Quindi A rappresenta tamas, ignoranza, inerzia, oscurità. U rappresenta rayas, dinamismo, attività, passione. M rappresenta sattva, luce, verità, purezza. Il suono silente invece rappresenta la coscienza pura, uno stato che trascende i tre guna. Ce ne sono tanti di significati, cioè a seconda di ciò che si considera. Per esempio, gli stati della vita: A rappresenta il presente, U rappresenta il passato, M rappresenta il futuro. Il suono silente invece rappresenta la realtà che va oltre il tempo e lo spazio.
quindi questo è molto interessante. Il mantra Aum deve essere ripetuto costantemente con sentimento e con piena comprensione del significato. La meditazione su Dio con la ripetizione di Aum elimina gli ostacoli al controllo del sé interiore. Allora, quindi praticamente ascoltare ogni sillaba, cioè l'effetto che ogni sillaba ha nel nostro corpo, cioè quello che abbiamo fatto prima. Quindi praticamente questo è interessante, anche quest'altra parte è interessante, cioè che quando cantiamo l'Om si crea un suono che vibra con una frequenza di circa 432 Hz, che è la stessa che può essere ritrovata in qualunque cosa nella natura. Perciò, quando si recita questo mantra, si pensa che ci si connette fisicamente e simbolicamente con tutti gli esseri viventi dell'universo. Ha un effetto calmante sul sistema nervoso, proprio come la meditazione. La mente si rilassa, lo stress scompare, così tutta la salute in generale ne beneficia. Quindi queste sono alcune considerazioni. Ovviamente ciascuno poi si ascolta l'effetto che questo mantra ha in se stesso. Adesso togliamo la musica di sottofondo. Noi abbiamo così pensato, visto che il 27 ci sarà l'evento per gli animali e ci sono vari eventi in tutta Italia sia per la raccolta fondi, poi c'è la raccolta alimentare, poi appunto questi eventi con il suono, con i gong, con le campane tibetane che vanno quindi a purificare le realtà in cui si trovano questi animali stessi, i volontari, eccetera, sollevando la vibrazione. Quindi chi non potesse partecipare può recitare l'Om, può collegarsi a noi il 27 di aprile, così come uno degli altri giorni. Diciamo il 27 ci sarà l'evento a Venezia, l'evento ad Alghero, in simultanea. Poi ce ne sono anche altri in altri giorni. Ci sono gli abbracci il 6 di maggio, c'è un altro evento di gong a Mogliano il 24 di aprile, e ce ne sono insomma diversi sempre in quei giorni. Comunque nell'evento Rete Solidale Nazionale per il Benessere degli Animali ci saranno tutti questi eventi, e chi vuole può fare anche unirsi a questo intento di purificazione, a questo intento di unione e di rete solidale, può unirsi appunto in meditazione con l'Om. Quindi si potrà dire l'Om, eventualmente fare delle affermazioni. Adesso vediamo insomma se unire anche questo, comunque delle affermazioni molto semplici, proprio per focalizzarsi sugli animali stessi, quindi portare nuova energia, purificazione in questo continuo scambio con loro, quindi riconoscendo anche la loro funzione su questo piano. Amici, compagni di viaggio, così appunto li percepiamo e supporteremo appunto tutte queste realtà che mirano a creare una vita armoniosa con tutti gli animali. Quindi insomma, questo è quello che andiamo a fare, e metteremo in tutti i vari eventi, anche in quelli di amore e gratitudine, questa condivisione per unire insomma più persone che in quel momento si possono connettere con la propria energia e quindi portare beneficio insomma in tutta l'umanità, ma in particolare ai nostri compagni di viaggio animali e a tutte le realtà di volontari che si trovano nelle più svariate situazioni. Quindi solleviamo la vibrazione di tutti e
E oltre a questo, daremo sia del cibo che comunque altri generi che servono al rifugio, comunque alle varie realtà, e sia anche un aiuto concreto, anche economico, per supportare le attività dei volontari. Quindi questo è quello che andiamo a fare. Se volete, potete partecipare comunque. Questo weekend manderemo anche la newsletter con tutti gli eventi, con tutte le varie attività che ci sono presenti, e poi anche i luoghi, i centri dove c'è la raccolta alimentare. Quindi questo è per questo fine mese. Siamo assolutamente felicissimi di poter dare una mano in tal senso e di aver introdotto da quest'anno questo concetto della rete. La rete solidale funziona esattamente appunto così, cioè nel senso che ciascuno contribuisce e poi viene diviso in parti uguali al 100%, quindi tutto quello che entra verrà diviso appunto in parti uguali tra le 6 realtà che abbiamo selezionato quest'anno. E poi l'anno prossimo vedremo se riusciremo a ingrandire ancora di più tutto questo. Vogliamo fare anche una raccolta su Facebook, che si può fare, cioè non possiamo fare come associazione perché ci sono già delle associazioni preimpostate che Facebook riconosce, però faremo, cioè uno di noi farà la raccolta per essere il cambiamento, e poi tutti i soldi che entreranno verranno divisi, sarà reso tutto trasparente e pulito, perché nella fiducia che costruiamo, insomma, tutto questo. Quindi è importante anche rendicontare ogni passaggio e fare tutta la luce del sole, così come facciamo, quindi è sempre. Ok, allora sono le 7:31. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me questa mattina a fare l'om, a recitare questo mantra potente. Se volete, potete sempre scriverci una mail a info@esserilcambiamento.it, visitare la nostra pagina su Facebook, il sito web, e poi andare a sbirciare Rete Solidale Nazionale per il Benessere degli Animali. C'è una pagina nuova che abbiamo creato su Facebook e sotto nella pagina ci sono gli eventi e potete andare a vedere quali sono questi eventi. C'è un evento nazionale che racchiude un po' tutti, e poi ci sono gli altri eventi per i suoni. Stiamo raccogliendo ancora le ultime adesioni. Se siete un gruppo, se suonate anche per conto vostro, potrete comunque anche avvisarci. Possiamo inserirvi alla mappa se volete suonare appunto per gli animali in quei giorni, quindi portare un po' di buone vibrazioni, insomma, anche da parte vostra, potete comunque farlo, e siamo sempre disponibili per allargare, insomma, questa rete, aumentare anche le persone che danno una mano in tal senso. Ok, allora un saluto e un abbraccio di cuore a tutti, buona giornata, sempre dalla nostra web radio di Essere il Cambiamento. Ciao, un saluto di cuore a tutti quanti.